Amici, buonasera. Vi sto mostrando la vignetta di Giannelli sulla prima pagina del Corriere della Sera. Spero che sia leggibile. Comunque, in sintesi dice che guarda tutti come ridono e sta parlando di Berlusconi all'estero. Fatto questo preambolo, questa premessa, vorrei scendere in qualche cosina di più serio. Ma di serio cosa c'è? Il nostro ineffabile primo ministro non ricorda quel famoso detto che dice, recita, chi dice male del proprio convento è un cattivo frate. E all'estero lui continua a prendere in giro l'opposizione, dandosi una zappa sui piedi, perché cosa sostiene? Che lui non riesce a fare i suoi programmi per via dell'opposizione, l'opposizione che gli dà contro. L'opposizione, caro il mio signor ministro, fa il lavoro che deve fare l'opposizione, opporsi. Anche quando le cose dovrebbero andare bene, ma soprattutto ora che le cose vanno male. E lei, in barba al concetto democratico dell'alternanza, dei più e dei meno, della maggioranza e dell'opposizione, critica l'opposizione. E con questo lei ha finito, ha chiuso anche a livello europeo, direi mondiale, facendo queste dichiarazioni risibili, veramente grottesche. Lei non fa altro che riverberare e fortunatamente crede a questo punto che non sia soltanto lei e quello che lei rappresenta gli italiani. No, gli italiani sono affrancati da queste sue idiozie. In questo caso la situazione è chiara. Lei all'estero è preso in giro quanto e forse più di quanto lo stiamo prendendo noi in Italia. E non si riverbera sugli italiani, è soltanto lei col suo parrucchino, col suo cerone sul viso, con le sue battute idiote, con le sue barzellette, fortunatamente che ha smesso un po' di raccontarle perché si è reso conto che la calacca all'estero sarebbe costata cara. Quindi tragga lei le conseguenze. Nel frattempo, mentre lei stava dicendo queste amenità, va bene? Cos'è successo? Lo spread, la differenza cioè tra il costo dei titoli tedeschi e dei buoni del tesoro italiani, è aumentato di 400 e passa punti, cioè un ulteriore 4% che graverà sulle spalle degli italiani, grazie alle sue spiegazioni che è andata a dare. Lei l'ha adoperato per fare la fuga del coniglio cotardo. Ora, la magistratura ha trovato un escamotage molto probabilmente più intelligente di lei. Gli ha dato 4 giorni addirittura, giovedì, venerdì, sabato e domenica prossima. Cosa inventerà lei per questi 4 giorni? Lei aveva proposto una memoria difensiva, sapendo perfettamente che sarebbe stata inaccettata, inaccettabile, semplicemente perché lei deve spiegare de visu, di parola, di persona, quello che sta facendo a questi signori. Lei ha paura che, secondo di cosa lei parlerà e quale risposta potrà dare, di essere incastrato. Io lo spero, noi lo speriamo, tutti gli italiani lo sperano. Ha capito? E lei continua a balbettare, a trastullarsi, a fare discorsi senza senso e con una risibilità. Lo ricorda il ministro di quell'epoca al quale lei dette del capo? Lei oggi è soggetto anche a questo che è diventato uno dei capi. Come se la caverà? Solo il sorrisino, se lo ricorda? Quando si guardava intorno tutto beato per aver dato, per essere riuscito a fare una battuta idiota a quel momento, ancora più idiota oggi?